Signori e signori, buongiorno. Benvenuti il complesso strumentale bandistico Amici della Musica di San Mauro Pascoli, il suo direttore Fabio Bertozzi, vi danno il benvenuto all'ennesima alba che siamo soliti festeggiare insieme il 15 di agosto. Un alba un po' particolare quest'anno, siamo un po' noi e voi in assetto un po' diciamo così di emergenza purtroppo, ma questo non ci ha impedito di essere qui stamattina e veramente con un grande sforzo di tutti quanti noi e dell'amministrazione comunale di San Mauro Pascoli, che vogliamo come sempre ringraziare per sostenerci durante tutte le nostre attività, durante tutto il nostro percorso durante l'anno. E ringraziamo anche l'ufficio turistico di San Mauro Mare per l'organizzazione di questo evento e il nostro mitico Bagno d'Eglio, che come ogni anno, veramente soprattutto quest'anno, ha messo in atto una situazione organizzativa veramente impegnativa per loro, e quindi li ringraziamo veramente con tanto cuore. Avete ascoltato in apertura? Avete ascoltato in apertura la marcia per il Sultano di Gioachino Rossini. Il nostro programma prosegue con un altro brano direttamente dal nostro repertorio classico sinfonico. Georges Bizet dimostrò fin da giovanissimo di essere un vero talento musicale. L'estrema facilità nell'apprendimento, la stupefacente memoria e l'orecchio sensibilissimo lasciavano presagire un grande avvenire per il giovane musicista. Tuttavia, solo nel suo ultimo anno di vita, dopo aver ottenuto risultati alterni con diversi lavori, Bizet riuscì a dare alla luce il capolavoro che vide riunite in sé tutte le geniali attitudini trapelate in gioventù. Si tratta naturalmente di Carmen. Era il 3 marzo del 1875 e il pubblico dell'Opéra Comique di Parigi accolse Carmen con estrema freddezza. Come se non bastasse, la critica accusò Bizet di immoralità per la scelta del soggetto e per gli atteggiamenti provocatori della protagonista, che azzardò persino a fumare in scena. Ma dopo qualche tempo furono il talento, la fantasia e la genialità di Georges Bizet a trionfare, e la sfiducia con cui Carmen venne accolta in principio si trasformò in uno strepitoso successo. Un successo che dura fino ad oggi e che fa di quest'opera una delle più eseguite e apprezzate in tutto il mondo. Dall'opera comica in quattro atti, Carmen di Georges Bizet, eseguiremo per voi il preludio del primo atto. Buon ascolto. Thank you.
Il mondo dei sobborghi, delle tendopoli, dei circhi, lo squallore polveroso e turbolento delle baracche di periferia, gli sbandati e i margini delle città sono tutte creature dalle anime strapazzate dalla vita, ma ancora capaci di un sorriso. E questo è lo scenario dei primi film di Federico Fellini, a cui nel centenario della sua nascita vogliamo rendere omaggio. E senza questo scenario sarebbe difficile dissociare la musica del compositore amico Nino Rota, che in tante colonne sonore ha dedicato ai film di Fellini. Così, ascoltando le note del tema conduttore di uno dei più grandi capolavori del regista riminese, La strada, si rievoca l'immagine di Gelsomina, della sua aria nostalgica e sognatrice, il cui ruolo è interpretato sullo schermo da un'indimenticabile Giulietta Masina. Nell'interpretazione del complesso strumentale bandistico Amici della Musica di San Mauro Pascoli, La strada.
Il brano che vi faremo ascoltare tra poco è un altro omaggio a uno dei capolavori del noto regista riminese Federico Fellini, e il sodalizio con il compositore e amico Nino Rota ha dato alla luce brani appunto di straordinaria bellezza come quest'altro che vi proporremo, che rendono indimenticabili le immagini pittoresche e uniche dei suoi film. Dirige il maestro Fabio Bertozzi a Marcord.
Dmitri Shostakovich è uno dei compositori più rappresentativi della musica russa di tutto il secolo scorso. La sua produzione musicale è vastissima e questo dimostra quanto Shostakovich fosse aperto alle novità provenienti da tutto il mondo. In particolare amava la musica jazz e dopo l'incontro con Ustinov, uno dei massimi esponenti del jazz sovietico, indirizzò i suoi sforzi verso il tentativo di diffondere questo genere musicale, innalzandolo da musica di piccolo consumo al rango di prestigio professionale. Nel 1934, in occasione del concorso di composizione di Leningrado, scrisse la prima suite per orchestra jazz, un lavoro di cui rimase molto soddisfatto e che lo spinse nel 1938 a ripetere l'esperimento con la seconda suite. Da questa seconda suite eseguiremo ora un brano che dimostra l'abilità dell'autore nel creare questo nuovo genere musicale in cui lo stile jazz si fonde splendidamente con le consuetudini e le peculiarità della musica classica. Walzer dalla Jazz Suite numero 2 di Shostakovich. Thank you.
Il film Romeo e Giulietta è stato un enorme successo di pubblico in tutto il mondo, caratterizzato da un'estrema fedeltà al dramma originale nei dialoghi, nelle ambientazioni e con due attori giovanissimi che rispettavano così le reali età dei personaggi. Il risultato che ne è seguito è stata un'opera moderna e appassionante, con un efficace ritmo narrativo capace di mantenere inalterati la poesia e il romanticismo della tragedia di Shakespeare. Zeffirelli ha così realizzato il suo film migliore, oltre che una delle più memorabili traduzioni cinematografiche dell'opera. La colonna sonora del film Romeo e Giulietta è stata composta e diretta da Nino Rota, originariamente registrata su disco in vinile, contenente 9 brani, tra cui il famoso tema d'amore che vi faremo ascoltare tra un attimo. Buon ascolto! Tutti sono abituati ad accostare quasi automaticamente il motivo di Moon River a Colazione da Tiffany, il cult che ha consacrato l'astro di Audrey Hepburn, diretto da Blake Edwards e uscito nel 1961. Il film parlava di Holly, una ragazza alla ricerca di se stessa nella caotica New York, che sogna ad occhi aperti e vive attraverso una vetrina quella vita sfavillante che tanto desidera. La protagonista fa la sua prima colazione da Tiffany, consumando il suo croissant davanti ai preziosi gioielli esposti nella Quinta Avenue della metropoli.
Moon River è stata composta nel 1961, stesso anno di uscita del film, da Johnny Mercer e Henry Mancini. Il brano ha conquistato l'Oscar nel 1962 come miglior canzone. Mancini e Mercer scrissero la canzone appositamente per la Hepburn, in modo che fosse adatta alla sua estensione vocale. Moon River è una delle canzoni più struggenti e romantiche della storia del cinema, e il compositore Henry Mancini creò questo brano dopo molti tentativi. Una notte trovò l'ispirazione e la scrisse nel giro di mezz'ora. Ma i dirigenti della Paramount non piaceva e proposero di sostituirla con un pezzo di Gordon Jenkins. Ma fu la stessa Audrey Hepburn a opporsi energicamente, e così il brano rimase, vinse un Oscar ed entrò nella storia del cinema mondiale e nei ricordi di tutti noi. Moon River. Thank you.
Molto spesso i grandi capolavori del cinema devono un po' del loro successo a quei compositori che con la loro musica hanno saputo sottolinearne i momenti più importanti, arricchendo le immagini di suggestioni e sentimenti. A volte poi tra registi e compositori si creano dei veri e propri sodalizi artistici. È quello che è accaduto anche tra Sergio Leone, autore di alcuni tra i più grandi capolavori del genere western, e il grande Ennio Morricone. Il brano che tra poco ascolterete vuole essere un omaggio a questo grande compositore italiano scomparso pochi mesi fa, le cui colonne sonore hanno resi indimenticabili film come Per un pugno di dollari, Il buono, il brutto e il cattivo. Moment for Morricone, nell'interpretazione del complesso strumentale bandistico Amici della musica di San Mauro Pascoli. Thank you.
Parlare di nuovo Cinema Paradiso non significa semplicemente raccontare un film, significa dare voce ad un'idea romantica del cinema, una storia che parla di emozioni, di sentimenti e di nostalgia. Il saper parlare al pubblico tanto con le immagini quanto con la musica ha fatto dell'opera prima di Giuseppe Tornatore uno dei capolavori della cinematografia italiana e universale, dal momento che nel 1990 si è aggiudicata anche l'Oscar come miglior film straniero, conquistato l'ultima volta 16 anni prima da Amarcord di Fellini. Una simbiosi costante quella tra Giuseppe Tornatore e il suo film, che sembrava non dover avere successo e poi invece è diventata uno dei manifesti della settimana della settima arte con passione e profonda sensibilità. Ma questa toccante pellicola deve parte del suo successo alla colonna sonora di Ennio Morricone. E da questa collaborazione lavorativa è nata un'amicizia forte e sincera, tanto che Tornatore è stato uno dei due amici richiesti dal maestro Morricone al suo capezzale prima di morire e al suo funerale. In una delle sue ultime interviste Morricone aveva dichiarato: «Non comporrò più colonne sonore, lo farò solo per Giuseppe Tornatore». Accompagnata dal complesso strumentale bandistico Amici della Musica di San Mauro Pascoli, si esibirà con il suo violino Emma Bertozzi, che ci aiuterà ad accompagnarvi tra le note di questa delicata e indimenticabile colonna sonora. Nuovo Cinema Paradiso.
Io farei un applauso alle ruspe che tutte le mattine puliscono la spiaggia. Momento di gloria anche per loro. Bene. Beh, la spiaggia è così, è questo è il bello. Allora, il brano che vi faremo ascoltare ora è tratto dalla colonna sonora di un celebre cartone animato, Il Re Leone. Da sempre la Walt Disney produce film e cartoni animati di indiscutibile qualità che appassionano i bambini di tutto il mondo, ma che sicuramente piacciono anche ai meno giovani. Il motivo di questi successi sta nella cura dei soggetti, nell'abilità dei disegnatori, ma anche nella scelta dei compositori e degli esperti che curano la parte musicale. La musica per la pellicola del Re Leone vanta infatti una collaborazione del tutto straordinaria, quella del cantante pop inglese Elton John, che ha splendidamente commentato le immagini con melodie suggestive e avvincenti. Il collage che vi proponiamo racchiude alcuni dei temi più accattivanti, come I Just Can't Wait to Be King, Can You Feel the Love e il tema conduttore del cartone animato Circle of Life, che nella versione italiana è stato interpretato da Spagna. The Lion King. We'll be right back.
Ed ora vi proponiamo la colonna sonora del primo capitolo della saga dei Pirati dei Caraibi dal titolo La maledizione della prima luna. Il film è uscito nelle sale degli Stati Uniti il 4 luglio del 2003, decretando l'inizio di un successo in continua ascesa delle avventure del pirata Jack Sparrow. È una produzione Walt Disney Pictures e che mescola la letteratura del grande Salgari a tradizioni hollywoodiane ed effetti speciali. Nel primo capitolo, Elizabeth Swann, figlia del governatore inglese, viene rapita dalla ciurma della Perla Nera, comandata dal capitano Barbossa, con lo scopo di liberarsi da una maledizione subita per aver sottratto dell'oro azteco. Il fabbro Will Turner, amico di vecchia data e innamorato di Elizabeth, convince capitano Jack Sparrow, pirata e prossimo alla forca, a partire per andare a salvarla. L'autore della colonna sonora che andremo ad eseguire è il compositore tedesco Klaus Badelt, famoso anche per aver contribuito alla realizzazione della colonna sonora del film Il Gladiatore di Ridley Scott, insieme al compositore Hans Zimmer. Pirati dei Caraibi, la maledizione della prima luna. Thank you.
tutti abbiamo chiara nella nostra memoria la colonna sonora del film che già dalle prime battute ci riporta alle indimenticabili scalinate degli allenamenti, al mitico ring dove Balboa lotta molto spesso contro se stesso e il suo desiderio di riscatto e all'inossidabile grido che richiama l'amata Adriana. Sylvester Stallone all'uscita del film era un attore poco conosciuto, ma dopo aver scritto ed interpretato Rocky è divenuto uno dei volti più amati di Hollywood. Il film vinse 3 premi Oscar, tra cui quello per il miglior film e miglior regia. Grazie a Rocky, Stallone è divenuto il terzo uomo nella storia del cinema dopo Charlie Chaplin e Orson Welles a ricevere la nomination all'Oscar sia come sceneggiatore che come attore per lo stesso film. Gonna Fly Now viene più spesso accreditata come il tema di Rocky, è una canzone composta da Bill Conti, pubblicata come singolo nel 1977. Questo brano è entrato a far parte indissolubilmente della cultura degli Stati Uniti d'America insieme al personaggio di Rocky Balboa. Con Gonna Fly Now noi vi salutiamo. Prima di farlo ringraziamo l'amministrazione comunale di San Mauro Pascoli, l'ufficio turistico di San Mauro Mare e il mitico Bagno d'Elio, perché finito tutto questo bellissimo concerto dovrà ricostruire la sua spiaggia. E quindi un grandissimo applauso. E ringraziamo anche le ruspe, giusto, perché senza le ruspe non è Ferragosto. E niente. E niente, salutiamo tutti quanti perché come al solito anche in questa situazione così complessa, così particolare, è stata un po' una scommessa quest'alba del Ferragosto, ma diciamo che è stato veramente un bellissimo momento e ne valeva veramente la pena. A tutti voi grazie ancora per il vostro calore e per il vostro entusiasmo e arrivederci prossimamente. Grazie ancora, buon Ferragosto a tutti.
Bene, vi salutiamo, vi auguriamo un buon Ferragosto con l'inno della Romagna. Grazie a tutti e buon Ferragosto. Grazie.